Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite una cantautrice, giovanissima cantautrice, quindi benvenuto nel mondo della musica. Alison, a Grazie. questo punto, Alison, un pochettino la tua vita, guarda, come ti descriveresti utilizzando delle parole per inserire una tua canzone? Come ti descriveresti? Allora, il mio carattere, la mia persona, io la descriverei anche, cioè si sente anche un po' dalla canzone come sono, perché io infatti canto perché sono una persona davvero, non riesco mai ad esprimere i miei sentimenti e quindi attraverso le canzoni magari può oltrepassare quel sentimento che io vorrei far capire alle persone. Io mi descrivo una persona, cioè. Allora, non dico che sono una persona molto orgogliosa di me stessa, infatti a volte ho quei periodi no, in cui magari non riesco ad essere me stessa proprio al 100%, nel senso non credo in me stessa al 100%. Per quanto riguarda la mia persona, sono una persona felice. Cioè, mi piace il sorriso, sorridere sempre, anche se a volte dentro magari hai un vuoto, però bisogna sorridere sempre comunque. E poi mi caratterizzo un'anima davvero, cioè secondo me sono un'anima libera. Io mi piace scoprire, mi piace andare avanti per la mia strada. Senza cioè non voglio essere interrotta, ecco, voglio andare avanti per la mia strada e anche se magari una cosa mi viene vietata, magari mi dicono tu no, non devi fare questa cosa, io vado sempre avanti perché c'è cioè, del giudizio degli altri non me ne proprio interessa, cioè non ha importanza. Quindi diciamo che sono un po' così, a volte. Questo carattere può essere bello, ma anche a volte anche meno, perché davvero sembro a volte un vulcano in eruzione. Non mi fermo mai. A questo punto parliamo del primo disco di debutto, Savana. Come mai questo titolo, ma soprattutto da cosa trae ispirazione questa canzone? Allora, inizio prima dalla storia, perché questa canzone parla di una relazione tra due giovani che è ormai finita e che ha lasciato nella ragazza dei sentimenti contrastanti verso una storia d'amore che appunto è finita. Ma anche se nella ragazza ancora c'è quella nostalgia, quell'amore che prova verso quella persona, deve rifiutarlo perché non va bene, perché la vita va avanti e non bisogna mai soffermarsi al primo amore. Io con questa canzone vorrei dire a tutte le mie coinquiline, quindi a tutte le adolescenti come me, di non soffermarsi mai alla loro prima storia d'amore perché la vita va avanti, è bella e quindi bisogna viversela al 100%. Quindi non soffermarsi mai sul loro primo amore, anche se a volte c'è quella nostalgia, quei ricordi che ci uccidono nella mente, e dobbiamo andare avanti perché quello che dovrà succedere, succederà. Quindi di non pensare mai a ciò che è stato passato, ma a pensare sempre al presente. Il mio singolo, quindi, come avete visto, anche se è una canzone che è molto ritmata, trasmette, ha dei sentimenti di nostalgia, delusione. Quindi, secondo me, questo titolo, ecco, è nato proprio da qui, perché la savana è il luogo dove non è abitato dalle persone, quindi è un luogo nostalgico, ecco. E quindi i sentimenti che dalla savana ci sono anche nella mia canzone, e quindi è viceversa. Abbiamo visto un videoclip dove tu giri, prendi la città,
Parti da Murales e arrivi alle Palme, da cui un continuo muoversi, però sei solo effettivamente, in tutto il videoclip ci sei solo te. Sì. Che cosa ci racconti di questo videoclip in particolare, qualcosa di particolare o di Allora, è divertente? stata. Sì, allora è stata la prima volta che io facevo un videoclip e inizialmente avevo paura di come, perché poi eravamo in mezzo alla strada, in mezzo alle persone, le persone si fermavano, guardavano, chiedevano e quindi un po' questa cosa mi metteva paura. E più che altro, siccome era anche la prima volta, io non avevo mai fatto un videoclip, mi metteva davvero vergogna, cioè avevo vergogna magari ad aprirmi alle persone per ciò che sono io, però dopo un po' di tempo, anche grazie a colui che ha registrato il videoclip, mi hanno fatto sentire a mio agio, quindi pian piano mi sono sbloccata e poi abbiamo fatto tutto, però è stato bellissimo, un'emozione unica che penso. Ed è così che non proverai mai più perché il primo inedito, il primo singolo, videoclip è sempre la prima volta e quella migliore, diciamo, ecco. Anche se ce ne saranno altri che saranno più belli o così, però le emozioni che provi la prima volta poi non le provi sempre E invece uguali. la prima volta che sei entrata in sala di registrazione e ti sei trovato il microfono avanti, quando hai sentito il primo ciak, il primo avvio di registrazione, quale sensazione hai provato? Per poi avere il prodotto finale, ascoltarlo insieme agli altri, qual è la prima cosa, la sensazione che hai provato e vedere anche le facce di chi ascoltava il brano? Tutto l'insieme, che emozione hai provato? Io ho provato un'emozione grande perché, nonostante fosse la prima volta non a registrare il mio primo singolo, dico, nonostante fosse la prima volta, io, cioè, era come se il momento fosse proprio quello giusto. Quindi io ho iniziato a cantare, non mi ha proprio importato ciò che le persone che mi circondavano. Quindi successivamente poi sono arrivati i miei genitori quando hanno ascoltato la canzone, quindi poi è stato un altro tipo di emozione. Però tutte cose positive che spero almeno ognuno di noi possa provare almeno una volta nella propria vita. L'hai già cantato dal vivo oppure ancora stai in... Sì. Qual è No, stata no, la tua no. sensazione vedere le facce delle persone che ti ascoltavano inizialmente? Stavano in silenzio, ma poi hanno cominciato a partecipare a quella canzone, cioè si sono messi a ballare o comunque a cantare. E Io tu li sì, vedi... Che cosa hai provato? la prima volta che io l'ho cantata inizialmente ad un concorso dove ancora la canzone non la conoscevano, cioè l'avevano ascoltata ma non la conoscevano più di tanto. Successivamente, quando sono andata poi una volta nel mio paese, un'altra volta fuori paese, vedevo delle persone che cantavano la mia canzone, ma anche girando magari le storie dei social, vedi la tua canzone, wow, dici, mi conoscono le persone, sanno ciò, la musica che io voglio fare, sanno la mia canzone, quindi vuol dire che è piaciuta e che ha trasmesso a loro le stesse cose che volevo trasmettere io mentre cantavo, quindi è arrivata e questa qua è la cosa che mi rende davvero più felice. Spero che tutti erano, cioè, fossero felici se succedesse una cosa del genere. Magari cantare la tua canzone, vedi che la cantano tutti e dici wow, che bello. Essere su un palco di un concorso, che sensazione hai provato? Trovarsi davanti dei giudici, poi in realtà, che ti giudicano in base a quello che fai, ma soprattutto alla tua canzone. Qual è quel caso, quel momento? Che sensazione hai provato? Gioia, paura, oppure un po' misto? Ho provato inizialmente paura, avevo una tensione incredibile di salire sul palco e cantare per la prima volta la mia canzone. Però dopo che è partita la base ho detto no, vabbè, questo è il mio momento, è la mia canzone, quindi
La devo sfruttare al massimo, poi si è trasformato tutto in un mondo di emozioni, non solo per me, ma anche per i giudici che mi hanno ascoltato, perché appunto hanno detto che era un brano molto orecchiabile, bello, ed era davvero ritmico, ti entrava E subito in testa. avere 80.000 visualizzazioni sul videoclip, qual è stata quando hai visto i genitori e hai detto: guarda, ho 80.000 visualizzazioni, Stupore, che... Ger stupita, perché il giorno prima andavo a guardare, erano 200, 200 qualcosa, poi salivano a 1000, 2000, però non pensavo mai che direttamente dopo una settimana avesse raggiunto, inizialmente dopo una settimana erano già a 59.000 visualizzazioni. Poi col passare del tempo, ora è un mese e mezzo che l'ho pubblicata, 80 visualizzazioni, sono rimasta stupita, non pensavo mai di poter arrivare ad un risultato del genere. Sogni futuri? Oltre a promuovere questo disco, ci sono progetti futuri? Sì, allora, mi hanno chiesto di partecipare a Sanremo Giovani, ma purtroppo ancora non ho l'età e devo aspettare l'età per poi andare a questo nuovo festival, ecco, che secondo me apre le porte della vita. Poi, quando sarò più grande, vorrei fare inizialmente, vorrei provare ad entrare nella scuola di amici, che secondo me è un inizio di un'avventura che non finirà mai se tu lo vuoi. E poi quello che verrà vedremo, però per adesso i progetti sono questi. E a questo punto oltre che abbiamo visto la tua copertina dove ci sei te con questo muro semplice ma effettivamente molto elegante per chi ha rappresentato quell'immagine, te la volevi così oppure te l'hanno consigliata? L'ho No, 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 immaginata? no, no. Ho scelto io perché era libera come la canzone che io stavo andando a lanciare, quindi secondo me era perfetta per far parte della mia canzone, ecco, la copertina. Qualche artista in cui ti sei ispirato, comunque che ti fa crescere o ti ha fatto crescere, Sì. imparare non si smette mai, quindi che poi ti porterai o ti porti un pochettino dietro. Allora, quando ero piccolina mi piaceva ascoltare tanto e mi ispiravo davvero tanto a Alessandra Amoroso, Laura Pausini, e col passare del tempo ho capito qual era il mio genere, ciò che io volevo fare davvero, e quindi ho iniziato ad ascoltare Annalisa, che è proprio colei che, cioè, io la porto nel cuore per sempre, il mio idolo. Io la seguo tanto, non solo sul tipo di cantare, ma anche quando lei va a fare i festival oppure in tour, tutto il suo modo, il modo di muoversi, il modo di vestirsi, il modo di camminare. Cioè, secondo me sono delle piccolezze che un artista deve avere sempre. Quindi per me lei è una fonte di ispirazione unica. E se domani suonassi il telefono per un artista, ti telefonasse per dirti: voglio suonare, voglio fare un duetto con te. C'è qualche artista a questo punto, oltre a quelli che hai citato, che ti farebbe piacere o ti emozionerebbe? Angelina Mango, tantissimo. Cioè, secondo me quella ragazza è davvero un idolo. Cioè, io non riesco a spiegarla, nonostante la sua piccola età, per me, cioè, dovrebbe essere un'emozione stupenda. Cioè, non so spiegarla nemmeno. Perfetto, allora noi intanto ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri Nulla, per grazie a voi. ci risentiremo per i prossimi dischi e a questo punto Grazie. ci manda solo due cose semplici, po dove poterti raggiungere ad ascoltare il brano e i saluti finali.
Ok, allora il mio brano lo possiamo trovare su Spotify, su Instagram quando andiamo a mettere i reel oppure le musiche, e lo andiamo a trovare anche su YouTube. E saluti finali. Ok, vi saluto, vi ringrazio e saluto Studio 7 TV e vi ringrazio di avermi ospitato. È stato un onore per me. Ciao! Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.